Il programma è offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto, CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino, Elimast, helicopter service. Meteo Più, ben trovati cari telespettatori e buon anno a tutti. Prima di iniziare, subito le previsioni agrometeorologiche del periodo. Il GAL, Sabino Bresciano, Valle Camonica, Valle di Scalve, ha pubblicato online il bollettino agrometeorologico di questo periodo. Ci sono comunque dei lavori da fare nei campi e i tecnici del GAL li consigliano. Lo trovate pubblicato online, scaricatelo, è molto utile. Ecco ora le previsioni del tempo da venerdì 1 a mercoledì 6 gennaio 2016. Venerdì il tempo è ancora accettabile, ma da sabato fino almeno a mercoledì cambia in maniera piuttosto decisa. Infatti è prevista un'ondata di freddo dalla Valle del Rodano e nevicherà soprattutto sui rilievi più a nord della cerchia alpina, anche sull'Adriatico. Nelle altre zone alternanza di nubi e sole e gran freddo. Bella vera questa betulla? Noi però parliamo di GAL. La prima puntata del 2016 vede protagonista il presidente Walter Sala. Abbiamo concluso la fase degli incontri e devo dire molto produttivi. La Valle Camonica ovviamente era già attrezzata a lavorare con il GAL, così pure anche come la Val di Scalve. Col Sebino abbiamo intavolato diversi incontri, intavolato alcuni progetti, inquadrato alcune situazioni, abbiamo verificato tra l'altro la compatibilità delle idee degli amministratori, peraltro molto fertili in termini di proposte del Sebino, abbiamo verificato la compatibilità col PSR, perché ovviamente non si può fare tutto quello che avremmo in mente di fare, ma ci sono delle regole che vanno rispettate e quindi alcuni passaggi li abbiamo affinati, ma devo dire che il piano sta prendendo corpo e siamo già nella fase delle deliberazioni comunali. Il presidente del BIM, che è il capofila di questa iniziativa, ha già inviato in questi giorni a tutte le amministrazioni comunali facenti parte del territorio del leader lo schema di deliberazione, l'abstract del progetto e del piano e come dire un facsimile di comunicazione per l'adesione dei territori. Tempo d'inverno, tempo di salame e salumi, ce ne parla il tecnico del GAL. È nata l'idea di degustare i salumi e di, per i salami in modo particolare, creare un concorso. Come ci si orienta per un concorso di salame? Diciamo che la Valle Camonica in questi ultimi periodi si sta attivando per valorizzare quelli che sono i propri prodotti. Si è voluto andare a fare una valutazione tecnica di quelli che sono i prodotti attualmente reperibili sul nostro territorio e ci si è affidati al supporto di tecnici e valutatori come quelli dell'ONAS. I valutatori di ONAS sono andati a valutare l'aspetto visivo, olfattivo, gustativo e di struttura, andando poi a creare una classifica in modo da vedere quali sono quelli più meritevoli e quelli che probabilmente hanno la necessità di un intervento tecnico e di supporto. Questo è il periodo per degustare un formaggio straordinario, il Case Diviso di Andrea Bezzi. Che cos'è Case Diviso? Allora, Case Diviso, oltre a essere uno dei posti più belli in assoluto qua della Valle, ma penso di tutta Italia, è un mio formaggio proprio. I primi anni che ero su a Case Diviso, pare ormai più di 20 anni fa, è stata un po' una scommessa con me e con tanti altri. C'è un po' qua in Valle non c'è la tradizione del formaggio a latte intero. E invece appunto una scommessa un po' che ho voluto dare io, che anche il formaggio a latte intero può invecchiare, e questo qua è dimostrato, come vedete appunto un formaggio fatto con latte appena munto raggiunge stagionature tante quante uscite, 5-6 anni, e soprattutto la parte grassa, che è quella più saporita, rimane nel formaggio, dando proprio quel sapore particolare al Case Diviso, che è un marchio mio, è un formaggio posso dire che è solo mio, lo faccio solo io Case Diviso. Difatti per riconoscerlo l'ho evidenziato appunto su tutta la faccia con il logo Case Diviso Bezzi. Chi vuole mangiare il Case Diviso appunto è solo mio, nessun negozio vende Case Diviso, questo qua ci tengo a premunire. Tutti i Case Diviso che ci sono in giro sono tutti un po' fasulli.
Specifichiamo che questo formaggio ha ottenuto la DECO dal Comune di Ponte di Legno. Esattamente, ormai sono quasi 2 anni il Comune di Ponte di Legno ha riconosciuto sia il Case di Viso che un altro piatto particolare, i gnod alla cua, che hanno come ingredienti il Case di Viso e il Siltre, le 2 DECO del Comune di Ponte di Legno. Il 2016 è appena iniziato, la nostra strada è lunga, ma noi vi accompagneremo tutte le sere Meteo Più su Più Valli TV. Il programma è stato offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto, CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino, Elimast, Helicopter Service.